di martedì Alessandra Chisleri, io sono Marcello Fo e vi ricordo il numero a cui potete mandare i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Il numero è 335 699 2949. Stanno arrivando diversi messaggi da parte degli ascoltatori, come sempre li ringraziamo. C'è chi dice chi ha fatto il tasso variabile non può lamentarsi perché doveva tenere in conto che i tassi potevano salire. C'è invece chi ha una certa sfiducia nel BTP valore, perché dice: ma in considerazione del grado di indebitamento dello Stato, si chiede se non ci sono rischi concreti di allungamento dei tempi rispetto a quelli stipulati al momento dell'acquisto. Così come ci sono degli ascoltatori che condividono la necessità di un'educazione finanziaria, facendo evidenziando al contempo che le agenzie di rating continuano a fare il bello e il cattivo tempo, e basta un loro piccolo giudizio per far crollare le borse o i valori dei titoli di Stato e delle obbligazioni. Sono tanti temi interessanti e noi, Alessandra, continuiamo la riflessione con il nostro prossimo ospite, che è Lando Maria Sileoni, che è il segretario generale della FABI, ovvero la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buongiorno, dottor Sileoni. Buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci. Senta, aiuti un attimo a capire veramente il quadro del risparmio in Italia, perché io ho citato in apertura, e anche Alessandra Ghisleri l'abbiamo ricordato nella prima parte, i dati ufficiali che sono preoccupanti. Poi però recentemente c'è stato il Salone del Risparmio e da un'indagine annuale Acri Ipsos risulterebbe che la propensione al risparmio è salita al 48%. Ho letto ultimamente anche qualche titolo un po' più ottimistico sul Sole 24 Ore. Allora ci dica, il sole sta comparendo di nuovo nell'orizzonte oppure sono notizie transitorie? Allora, intanto i numeri non fanno mai effetto nella comunicazione, però io un numero sono costretto a darlo: ci sono 7 milioni di famiglie che hanno debiti con le banche, e partiamo quindi, se lei è d'accordo, da qui. Certo, assolutamente. Ecco, l'altra considerazione fondamentale, anche perché presenta la dottoressa Ghisleri che di numeri se ne intende, noi abbiamo una parte di soldi, circa 60 miliardi, che è stata spostata dai conti correnti sui depositi, perché vengono remunerati di più dalle banche, come prima diceva correttamente Carlotta Scotta. Allora, i problemi sono due: uno di carattere politico, uno di carattere tecnico. Il problema di carattere politico è che non esiste istituzione, io credo, in Europa, se non al mondo, in grado di contrastare politicamente prima la Federal Reserve e poi la BCE. Quindi la politica finanziaria e economica del mondo la fa la Federal Reserve, e a ruota, ripeto, a ruota, fa il copia e incolla la BCE, e questo viene calato anche sulla nostra nazione. Le conseguenze sono 13-14 di asset, se non ricordo bene il numero, in pochi mesi, che hanno messo in ginocchio l'economia. Oggi l'inflazione è al 5,3%, lei sa bene come me che colpisce stipendi e anche i risparmi, e io mi chiedo come si può pensare di far ripartire i consumi se ad esempio non ci sono, ci sono circa 7 milioni di italiani che hanno ancora i contratti nazionali fermi da almeno 4 anni. Certo, questo noi il nostro l'abbiamo rinnovato benissimo qualche giorno fa. Poi c'è l'altro ragionamento di carattere, come dire, di carattere politico, no? Perché si indebitano le 7 milioni di famiglie? E che cosa causa questo? Però scusi, io una domanda: il debito di 7 milioni, sì, include i mutui oppure no? Perché questa è una distinzione importante. È tutto dentro, tutto dentro. Perché da un lato, diciamo così, perché chi si indebita per comprarsi la casa è una cosa che abbiamo fatto più o meno tutti ed è abbastanza comprensibile. Invece chi si indebita perché non ce la fa arrivare a fine mese, ovviamente è un'altra questione. Beh, comunque parliamo quasi il 30% degli italiani, eh? Cioè siamo tra il 28 e il 30% delle famiglie. Esatto. Il problema qual è? Che i due campanelli d'allarme quali sono? Stanno aumentando di 600 milioni negli ultimi mesi le sofferenze bancarie. E questo è un'ossessione da parte della BCE, che non vuole assolutamente che i bilanci delle banche si riappesantiscano come è successo 2 anni fa con le sofferenze.
che poi queste sofferenze per far pulire i bilanci delle banche non sono state risolte, sono state trasferite dai bilanci delle banche sull'economia dei territori, perché poi sono state acquistate da aziende esterne alle banche di recupero credito che con ogni forma di pressione cercano di recuperare queste somme che hanno acquistato dalle banche con pochissimo tempo. Quindi non è risolto il problema, ma è stato soltanto in qualche modo delegato, così. Trasferito sul territorio. Sì. Il problema, l'altro argomento principale, lo sottolineava lei, per la prima volta i risparmi dopo Covid in poi vengono usati dalle famiglie per pagare bollette, mutui, scuola, auto, vacanze e le imprese, l'altro aspetto fondamentale, siccome i tassi sono ancora alti, chiedono meno prestiti e meno mutui e quindi fanno fronte a quelle riserve che hanno in qualche modo accantonate. Ora, io sono stato, non voglio farvi una facilissima pubblicità, l'unico in Italia, mi credo all'unico, io la mia organizzazione, che sono 3 anni che diciamo che l'Italia è l'unica nazione in Europa dove sui conti correnti danno tasso zero. Adesso siamo poco sopra l'1% dopo tutto il bailame che abbiamo combinato, no? Mentre le altre banche in Europa non sono mai scese sotto il 2 o il 2% sui conti correnti. Certo. Le banche si difendono dicendo che il conto corrente è uno strumento di servizio e questa è una bufala colossale, perché lo strumento, il conto corrente è... Io vengo da una famiglia. Sì, ma guardi, diciamo così, aiutiamo gli ascoltatori a capire. Fondamentalmente, avendo i tassi di interesse così alti, le banche, investendo i fondi che noi mettiamo sul conto corrente, non danno una remunerazione al risparmiatore, ed è questa la ragione per cui, una delle ragioni principali per cui gli utili delle banche oggi sono così, così alti. Alessandra Ghiselli, ci sono anche le spese. Una causa è questa, l'altra causa è l'effetto del rialzo del costo del denaro da parte della BCE. Certo, la forbice fa quanto il cliente percepisce sul conto corrente oggi intorno all'1% e quanto costa il mutuo del prestito oggi intorno al 6-7%. Ma poi ci sono anche i costi del conto corrente che sono sempre superiori al resto, quindi nel fare questo bilancio ovviamente le famiglie si trovano inversamente senza soldi. Il tema è che cosa potrebbe fare il governo di più per aiutare le famiglie? Perché noi abbiamo Il governo, dottoressa, aveva preso un provvedimento esemplare, perché per la prima volta gli extra profitti, per la prima volta negli ultimi 40 anni la politica si era scontrata con la finanza per la prima volta, e quindi in un contesto generale dove la legge di bilancio, la finanziaria, i conti dello Stato che non vanno bene, se io applico lo 0% sui conti correnti e prendo il 7% sui prestiti e sui mutui, è chiaro che posso attendermi da parte del governo un minimo di sacrificio, no? Il settore bancario italiano, che è completamente diviso e in concorrenza fra loro, per tutti i gruppi bancari, si sono ricompattati e hanno ottenuto una marcia indietro clamorosa da parte, come tutti sappiamo, se vogliamo parlare liberamente, se poi vogliamo raccontarci altre cose raccontiamo altre cose, no. ma la verità è che ha fatto marcia indietro completamente, giudicando e dando la possibilità alle banche, come ha detto giustamente lei prima, di aumentare le riserve, che non è un aspetto negativo, di rafforzare il patrimonio delle banche, che non è un effetto negativo, ma sa di fatto che è vero che le banche pagano tante tasse allo Stato, ma in un momento come questo c'erano le condizioni per poter dare un contributo. Una proporzionalità, insomma, se i tassi aumentavano, dovevano aumentare anche sui conti correnti. Questo poi è partita la cassa di risonanza di tutte le persone che stanno vicino alle banche, perché ogni gruppo bancario, voi lo sapete bene, non perché se ne interessa a voi, ma io conosco il mondo della comunicazione, magari non come voi, ma lo conosco abbastanza.
Ogni gruppo bancario ha i suoi sponsor, ha i suoi giornalisti, ha le sue testate, i gruppi bancari ristrutturano i debiti delle televisioni. Sì, ma non è, diciamo che c'è stato così una, non è colpa solo dei media, cioè c'è stata una pressione di lobby, diciamo così, molto forte. Però un punto che sta interessando molto i nostri ascoltatori riguarda il mercato immobiliare, come puoi immaginare. Allora, oggi appare un dato che non è abbastanza evidenziato secondo me, ovvero moltissimi mutui oggi sono a rischio. Solo 24 ore ha scritto che un quarto del mercato è fatto da finanziamenti con oltre l'80% del valore della casa, e ci sarebbero 500.000 famiglie con rate che oggi superano la metà del reddito disponibile familiare, e che è una situazione ovviamente difficilmente sostenibile. Che cosa sta accadendo sul mercato delle case? Sta accadendo che i prezzi delle case, sta accadendo che i mutui hanno dei tassi alti, le persone non riescono a indebitarsi perché le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, anche perché ad esempio i dipendenti hanno i contratti terminali. Sta accadendo che tutto l'indotto del settore immobiliare è in crisi, perché poi se rallenta la vendita delle case, perché i prezzi comunque sono abbastanza alti e l'accesso al credito in questo momento è sempre abbastanza difficile, per un motivo principale, perché la BCE non vuole più vedere i bilanci di 3 anni fa, quando c'erano 200 miliardi di sofferenze bancarie. Quindi c'è da una parte la BCE che frena per far sì che le banche diano meno prestiti possibile, e da quest'altra parte ci sono alcuni gruppi bancari che non vogliono rischiare in una situazione in cui le famiglie iniziano ad entrare in crisi. È chiaro che il settore immobiliare è il primo settore che comunque avrà una ripercussione, spero di no, ma avrà una ripercussione negativa, perché poi tra l'altro ci sono gli affitti che aumentano, no? Io le faccio un esempio mio personale: io ho mia figlia che studia a Milano, che vuole fare il magistrato, e paga una follia di affitto, no? Perché vuole. Sì, questo è un tema che purtroppo conosciamo bene. L'aumento delle case, infatti. Lei dice: attenzione, perché il mercato immobiliare potrebbe essere solo all'inizio di una frenata, comunque di una riduzione delle contrattazioni, poi l'effetto sui prezzi lo vedremo. Però il rischio è concreto. Il problema, se me lo consente, il problema principale nasce dal fatto che c'è troppa distanza anche in Italia tra il potere finanziario e il potere politico. E il potere politico è ancora subalterno, io aggiungo purtroppo, al potere finanziario. Il potere finanziario detta le regole del gioco, il potere politico non ha in alcuni casi, non sempre, né le professionalità, né gli strumenti, né la voglia, soprattutto né la voglia per tutelare i cittadini. Ma guardi, diciamo, questo è un discorso interessante che però va ricollegato al quadro internazionale, perché dalla crisi del 2008, quando la guerra era economica, possiamo dire. Più che guerra economica, che la Federal Reserve e tutte le banche intervennero con queste misure straordinarie, il quantitative easing, per salvare il sistema bancario. Per cui il rapporto tra finanza e politica è un tema molto interessante, ma che secondo me esula dal tema del risparmio. Per cui noi ringraziamo Lando Maria Sileoni, segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani, per le sue considerazioni. Grazie. Buona giornata.